Un inizio di girone di ritorno di 2019 come meglio non poteva esserci sulla falsa riga dell'andata, quando le vittorie consecutive furono 5. Il notaresco Alsavini piega la resistenza anche dell'Olimpia Agnonese al termine di una sfida che ha visto il rossoblu provarci, creare occasioni, sbagliare anche un rigore, ma alla fine vedere premiata la propria pressione. Mister Cudini deve rinunciare all'infortunato Salvatori, fascia da capitano sul braccio di Bontà. Il tecnico di Porto Sant'Elpidio lascia in panchina Candellori e promuove tra i titolari Ruci dopo l'ottimo secondo tempo giocato a Recanati. L'Agnonese, complici rinvii delle sfide con Real Giulianova e Cesena, va in campo dopo 24 giorni dall'ultima gara ufficiale giocata e presenta diverse novità dall'inizio, dopo i recenti innesti sul mercato, considerando anche le squalifiche per Ricciardi e Page. La gara potrebbe subire una svolta già dopo 4 minuti, quando Liguori sguscia in aria e viene fermato fallosamente. L'arbitro Mia Lache di Terni non ha dubbi ed assegna il rigore. Sul dischetto si presenta Minella, che però calcia male, centrale, e Maraolo blocca a terra. Al 12° i molisani sono pericolosi con un colpo di testa di Cassese, che Monti disinnesca con un balzo da felino. Sono queste le uniche emozioni di un primo tempo che ha visto manovrare il notaresco, che ha avuto un buon possesso, dando dimostrazione di avere un passo migliore rispetto ai granata ospiti. I rossoblù in maglia verde per l'occasione però non sono mai riusciti ad accelerare, permettendo all'Olimpia di difendersi con ordine. Nella ripresa il notaresco sembra alzare sin da subito il ritmo, dal quarto sfiora il vantaggio, ma ci vuole un recupero prodigioso di Barbato per salvare l'Olimpia, smorzando sul nascere l'urlo di gioia di Bontà, pronto alla deviazione vincente. Quando sta per scoccare il minuto 20, la squadra di Cudini si rende ancora pericolosa con un'azione insistita ed un rimpallo che favorisce Liguori, ma la conclusione del classe 99 viene parata a terra dall'attento Maraolo. Un giro di lancette e più tardi doppia sostituzione per il notaresco, Candellori e Moretti prendono il posto di Ruci e Laringe. Ma nel secondo tempo è comunque un'altra squadra quella di casa e dal 28° vede premiati i propri sforzi, cross calibratissimo di Fabriani che pesca in area Bontà, che sottoporta e indirizza la palla dove Maraolo non può arrivare. Notaresco 1, Olimpia Agnonese 0, quinta rete stagionale per il centrocampista dalla folta chioma. Dopo aver sbloccato, gli uomini del presidente Salvatore Di Giovanni agiscono in contropiede con le folate di Candellori e Moretti entrati subito in partita, ma fino alla fine non si registrano particolari emozioni e così dopo 5 minuti di recupero fischio finale al Savini, che sancisce la vittoria numero 11 in stagione, la settima casalinga e la terza consecutiva del girone di ritorno. Citazione a parte merita il classe 2001 Fabriani, che non ha sbagliato un intervento, impreziosendo la sua partita stupenda anche con l'assist in occasione della rete decisiva di Bontà.